Movimento Interlocutorio. Non costituisce una soluzione definitiva. I fattori principali che determinano ogni tipo di movimento sono tre: spazio, direzione, tempo. I movimenti possono essere lenti, rapidi o addirittura impercettibili. Il movimento è dato da un continuo e progressivo cambiamento di posizione, che i nostri occhi non riescono sempre a percepire. L'uomo necessita qualcosa che possa rallentare e che faccia comprendere tutte le fasi del divenire. Questo è ciò che racconto attraverso forme fisiche scultoree, e l'interlocutore interagisce muovendo la propria sensazione emotiva del momento, diventando parte dell'opera.